Sì, può ripartire. Ok. Buonasera, un benvenuto ai nostri due relatori, un benvenuto a chi ci segue sia sul canale YouTube dell'Equistituto sia sulla pagina Facebook. Questa sera parleremo in particolare della città di Fiume. La storia di una città e di una famiglia nella tragedia Giuliano Dalmata. Con noi Harry Bursic, che è un cittadino italiano nato a Fiume, che ha vissuto in prima persona la vicenda dell'esodo dalla sua città natale, e con noi anche Daniela Franchetti dell'Istituto Varesino di Storia Contemporanea. Ecco, questo titolo, C'era una volta Fiume, Fiume come città cosmopolita, orgogliosamente autonoma. E la storia di Fiume è una storia emblematica della complessità di quell'area di confine tra mondo slavo, italico, germanico. E stasera proviamo a ripercorrerla in occasione proprio della giornata del ricordo. Con questo incontro che appunto abbiamo voluto chiamare con il titolo di questo libro scritto da Harry Bursic, scusa, visto che non sei inglese, si dice Harry e non Harry. Ecco, La tedesca. bisogna dirlo alla tedesca. Un libro che tu, Harry, hai scritto circa 8 anni fa, se ben ricordo. Ecco, parlare di Fiume, più in generale degli esuli Giuliano Dalmati, significa recuperare un pezzo di tragica storia del Novecento. E bisogna subito dire che è una storia estremamente complessa, è una storia spesso sottaciuta, spesso anche distorta, ma è importante parlarne, non tacendone le cause e gli sviluppi. Perché è soprattutto nella prima metà del Novecento che un nazionalismo esasperato, variamente connotato ideologicamente, ha portato comunità multietniche come quella di Fiume, ma come quella, se vogliamo, di Trieste, di Pola, dell'Istria in generale, della Dalmazia, a conflitti devastanti. Ecco, esemplare sono proprio i casi di queste città dove italiani, sloveni, croati, ebrei convivevano all'interno di fiorenti realtà che allora erano anche importanti sbocchi sul mare dell'impero asburgico. E infatti negli anni Venti, con gli sconvolgimenti portati dalla Grande Guerra nell'area orientale, con la fanatica propaganda nazionalista, con la violenza del primo fascismo, con l'italianizzazione forzata e brutale dei territori di frontiera prima e con l'occupazione dell'esercito italiano e nazista nei Balcani negli anni 40, che si acutizza quella devastante contrapposizione che troverà il tragico epilogo contro le popolazioni italiane dopo l'8 settembre del 43, provocando negli anni seguenti il massiccio e doloroso, devastante esodo di ben 300.000 nostri connazionali. Vorrei chiudere questa breve introduzione con una frase dello storico Raul Pupo, che diceva che anche il più stupido degli uomini di Fiume parlasse almeno 4 lingue. Ecco, io a questo punto la parola la do a voi, grazie Harry e grazie Daniela. Sì. Parlo io. Sì, parla tu, No, Daniela. volevo precisare che questo è un detto fiumano, riportato da Raul Pupo nel libro che ha scritto un paio d'anni fa, intitolato Fiume, città di passione. Quindi, non è una sua frase, era proprio un detto popolare. Ma Harry, ce l'ha raccontato nel suo libro.
che anche il più stupido parlava quattro lingue, perché non volendo dare dello stupido a suo padre, però suo padre era uno di quelli che le quattro lingue le parlava, e sua madre anche, senza contare poi la famiglia dei nonni, che aveva addirittura, lui aveva una nonna di origine tedesca, quindi già la sua famiglia è la dimostrazione di questo intreccio, di questo crogiolo di culture che si sono ritrovate a vivere in questa città. Io dico due cose su questo libro per chi volesse eventualmente leggerlo, insomma, recuperarlo. C'è qualche biblioteca che lo possiede, può prenderlo anche col prestito interbibliotecario, perché il suo è un libro, non è né di storia né di sola memoria, è un libro, è un intreccio di questi due elementi, perché lo scopo per cui Harry scrive questo libro è sicuramente quello di lasciare una memoria alle future generazioni, insomma, a quelli che questa storia non la sanno. Non era ancora diventato nonno all'epoca, però adesso ha un motivo in più per essere contento di averle scritte queste cose. E lo dice molto chiaramente anche nell'introduzione, che poi non c'è soltanto la sua famiglia, ma la prima frase che lui dice, la prima dedica è ai profughi istriani, poi ai suoi genitori, che hanno sempre mantenuto il ricordo e la cultura della Fiume, della nostra Fiume, dice: riconosco anche un grande debito nei riguardi delle notizie storiche che ho trovato facendo ricerche. Quindi lui prova, diciamo, ad inquadrare la storia personale della sua famiglia all'interno appunto di una ricostruzione storica vera e propria, tant'è vero che parte, come dire, dalle origini, no? A burbe condita, dall'inizio della storia di Fiume, per arrivare poi soprattutto all'Ottocento, al Novecento, che è quel periodo in cui cominciano a nascere le tensioni tra le diverse nazionalità. Allora, però la cosa che mi è piaciuto molto, quando lui ha raccontato il motivo per cui ha iniziato ad interessarsi e a maturare l'idea di scrivere una storia, è stato quando gli sono capitate tra le mani delle fotografie. Quindi io penso che sia anche bello che Harry racconti perché queste fotografie sono stati il filo che lo ha poi condotto a questa ricerca. Innanzitutto, io non volevo ricordare, questa è la realtà. Per anni ho perso anche magari dei racconti dei miei perché mi faceva troppo male. Volevo chiudere il passato dentro in un ripostiglio. Una sera, come giustamente diceva molto bene la Franchetti, io stavo guardando la televisione, stavo zippando. Quando arriva la pubblicità, zippo, vado noi. E ho trovato una signora di Sarajevo che raccontava le sue vicende. È stata arrestata, torturata, violentata, eccetera, eccetera. Ma lo diceva con una freddezza, con distacco. Poi improvvisamente si mette a piangere quando ricorda, come diceva la Daniela, quando ricorda che gli hanno bruciato anche le fotografie, anche la sua memoria. E finito quell'intervento di quella signora, io mi sono trovato dentro con le mani in uno scatolone pieno di fotografie. La prima che ho pubblicato anche sul libro è una fotografia che ero piccolo con dietro scritto la data e il luogo, perché mia mamma mi portava, sapendo di dover andare a dar via dal fiume, abbandonare il fiume, mi portava e mi diceva: ricordati questo, ricordati questo, ricordati questo. No? E da lì ho iniziato, quella sera subito ho iniziato a scrivere su un pezzo di carta, a scrivere le mie impressioni, ma non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro, eccetera. Poi, sempre attraverso fotografie, andavo a vedere ricordi, eccetera, eccetera, mi sono anche aperto. È stato anche doloroso, però mi è servito anche molto a livello personale. Mi sono anche realizzato, capito anche meglio, chi ero io, eccetera, grazie a questo. Tant'è vero che la Daniela, che a un certo punto mi sono accorto che mi mancavano un po' degli strumenti per poter scrivere, eccetera. E allora c'era un corso, per le memorie.
organizzato, mi sembra, da Lauser, per gli insegnanti che dovevano fare un libro raccogliendo. E vado, mi scrivo e vado lì. E trovo lì la Daniela che mi dice, siccome erano tutti insegnanti praticamente, la maggior parte, mi dice, cosa ci fai qui te? Ecco, e sono qui perché voglio scrivere un libro. Ecco, diciamo, è iniziato così in maniera più seria, con alcune nozioni che apprendevo. Mi sono impegnato molto anche per avere più conoscenze per poter scrivere. Niente. Uh-huh. Sono partito così. E poi è diventato il libro quello che diceva la Daniela, è diventato più serio, e anche per capire, per mettere come in un puzzle tutte le cose a posto, mi serviva di partire dalle origini. Quindi l'origine della mia terra, da come è stata fondata Fiume, eccetera, eccetera. E per questo ho seguito questo imparando, ragionando, mentre facevo delle ricerche storiche, eccetera, mi ricordavo anche quello che mi avevano detto i miei e mettevo le cose insieme ed è uscito questo libro qui. L'unica cosa che ho cambiato molto è che mentre all'inizio c'era questo che desiderio di tutti i fiumani, anche dei miei genitori, miei zii, eccetera, la speranza di tornare. Dice, con tutte quelle che Fiume ha passato, le vicende, noi siamo sempre stati lì, i cimiteri sono lì, siamo nati morti lì, però sono cambiate le nazioni. Una volta parlavamo ungherese, andavamo a scuola dagli ungheresi, una volta dagli italiani, una volta dai croati. Chissà se ritorneremo ancora. E io, dopo aver fatto tutta questa analisi, mi auguro di no. Io all'ultima pagina mi auguro di no, di non tornare più, perché se dobbiamo tornare con una guerra, con quello che hanno passato tutte queste persone, a ogni cambio di padrone, persone innocenti, eccetera, anche col dramma che abbiamo vissuto dell'esilio, forse è meglio di no. E quindi mi auguravo che cadessero tutte le sbarre, le barriere. Io già allora parlavo di Europa unita, che cadessero queste sbarre, che si potesse circolare liberamente. Ecco. Certo, certo. Ecco, proviamo a spiegare perché fra le lingue che conosceva tuo padre c'era l'ungherese. Perché a uno che non conosce la storia di Fiume potrebbe sembrare strano. In fondo l'Ungheria è lontana geograficamente da Fiume, però c'è un motivo preciso per cui si parlava ungherese. E il rapporto tra gli italiani e gli ungheresi, tra l'altro, è stato anche all'inizio, è stato nell'Ottocento, è stato un rapporto, diciamo, amichevole. Poi dopo, agli inizi del Novecento, sono cominciati i tentativi di magiarizzazione anche della cultura fiumana, e lì allora c'è stata la reazione degli irredentisti che hanno provato a difendere la cultura italiana di Fiume, no? Tra cui uno che hai citato nel tuo libro, che ha un cognome simile al tuo, Enrico Buric, sì. che è stato, diciamo, il più importante tra gli intellettuali irredentisti di Fiume. Allora, vogliamo dire perché sapeva l'ungherese tuo padre? Ma è perché in questi cambi di padroni, chiamiamo così, prima c'era l'Austria, poi l'Austria ha avuto dei problemi per la gestione di tutto l'impero che aveva, e aveva fatto degli accordi con l'Ungheria. E praticamente quelle terre li aveva date in gestione all'Ungheria, no? Anche se chi teneva in mano tutto era l'Austria, in quanto anche l'esercito era austriaco, cose di questo tipo. E quindi l'Ungheria si era presentata, come dicevi, giustamente, rispettando molto l'identità. C'erano le scuole ungheresi, c'erano le scuole italiane, uno poteva scegliere, tanto per dire, ma anche, per esempio, si parlava anche nei documenti nel comune, eccetera, era anche in due lingue, era in ungherese ed era in italiano, quindi un rispetto notevole nei riguardi della popolazione, anche se per esempio c'era una cosa che a me mi dava fastidio, c'era questo concetto di aristocrazia, ma più che altro austriaca più che ungherese, no? Dove i signori erano i signori,
e gli operai erano operai. Non si, anche queste distinzioni, anche quando uno moriva, sull'annuncio della morte c'era scritto è morto un operaio, è morto un contadino o è morto un signore. Già, ecco. E mio padre soprattutto aveva inculcato questa mentalità, no? Allora quando parlavamo mi diceva ma quello lì è un signore, quello ha studiato. A me mi faceva girare le scatole questo aspetto. Quindi era praticamente per alcuni anni è andato bene. Poi l'Austria ha cominciato a tirare, le ragioni non le so sinceramente, ha cominciato a comandare di più, assumere nei posti pubblici solo ungheresi, forse anche perché anche se la popolazione ungherese magari si è estesa maggiormente, forse anche per queste ragioni, o si sono anche culturizzati, perché c'è stato un censimento, adesso i dati non ce li ho qui, però se l'italiano sapeva leggere e scrivere in quegli anni al 59-60%, gli ungheresi erano al 37-40%. Quindi anche, forse anche per queste ragioni. Quindi i fiumani hanno cominciato a vedere i posti più importanti, pubblici, eccetera, sottratti, che non era come prima. E qui comincia a nascere prima il ridentismo. Ma l'Italia lo conosce questo, voglio fare solo un accenno, poi finisco qui perché è importante, lo conosce grazie al Carducci. Perché Carducci ha avuto un'altra funzione. Il Pascoli, che pubblica sul Resto del Carlino, che un ridentista giovane fiumano si suicidia per questo. E lì, dopo ripreso anche dal Corriere della Sera, eccetera, l'Italia comincia a capire queste esigenze dei giovani di essere italiani. Proprio perché l'Ungheria probabilmente comandava di più, dava meno possibilità. Sì, perché allora diciamo che nel 1867 l'impero si è diviso in due parti, infatti ha cominciato a chiamarsi Austro-Ungarico. Esatto. E Fiume era stata lasciata al regno ungherese, e sì, c'era anche una ferrovia che venne costruita che, sì, collegava direttamente Budapest con, sì, Fiume. Ma questo è importantissimo da sapere, perché tutte le vicende legate all'assegnazione di Fiume nel primo dopoguerra hanno a che fare proprio con questo fatto. Perché c'era Trieste, che era il porto dell'impero austriaco, e Fiume, che era il porto dell'Ungheria. Quando si trattò di decidere che cosa sarebbe stato di quel territorio perché l'Italia entrasse in guerra a fianco della Triplice Intesa, nessuno pensava che l'impero austro-ungarico sarebbe collassato, no? Sarebbe finito così, così facilmente, e quindi a nessuno veniva in mente che all'Ungheria si dovesse togliere il suo porto. Sembrava naturale che Fiume restasse lì. Questo è uno dei motivi per cui Fiume non venne inserita nel patto di Londra del 1915, ed è anche il motivo per cui il movimento autonomista che tu citi nel tuo libro, quello tu hai citato Zanella, no? Che è quello, sì, che Riccardo Zanella, che poi ha vinto le elezioni nel 1921, ma che aveva comunque una certa consistenza anche prima della guerra, sosteneva che insomma non conveniva in fondo a Fiume aggregarsi al Regno d'Italia, perché un conto era la difesa dell'italianità, la difesa della cultura e della lingua, e altro era diventare l'ultima delle città italiane, quando invece potevano essere il porto dell'Ungheria. Cioè il ragionamento era: se diventiamo italiani siamo uno dei tanti porti italiani, se invece restiamo ungheresi tutto sommato una qualche supremazia anche economica possiamo averla, no? In effetti non avevano tutti i torti, perché è quello che accade poi a Trieste negli anni 20. Trieste venne aggregata al Regno d'Italia ed ebbe un crollo incredibile nell'attività portuale, perché era uno dei tanti porti italiani. Poi dopo si risollevò, però all'inizio fu dura. Quindi questo credo che vada detto. Poi dopo, vabbè, racconta quello che... Poi il cambiamento grosso dopo la Prima Guerra Mondiale, come
visto che stavi facendo te l'accenno quello, sul patto di Londra, no? E anche per capire meglio. Patto di Londra, c'è Salandra Sonnino che vanno a trattare, mandati dal governo italiano, no? E loro avevano il mandato di chiedere fiume all'Italia, se vincevamo la guerra, eccetera. E lì c'era la Francia, c'era la Russia, come voi sapete, l'Inghilterra, eccetera. E invece loro non lo chiedono, perché Salander aveva un altro progetto, quello di per poter chiudere l'Adriatico, chiedere l'Albania, alcune terre dell'Albania, Montenegro, eccetera, cose di questo tipo. E come diceva giustamente la Daniela, volevano mantenere Fiume, darglielo all'Ungheria per questo porto, perché allora i porti erano importantissimi, Fiume era una cosa, si facevano le guerre per quelle cose lì, no? E mentre trattava Sonnino, che aveva il mandato dal governo italiano di chiedere, ripeto, Fiume, eccetera, e tutti erano convinti di questo, lui per 8 giorni ancora, dopo la firma, stava trattando ancora con l'Austria-Ungheria, quindi un piede in due scarpe, no? Quindi gli italiani, quando abbiamo perso la guerra, perché anche D'Annunzio si è chiamata, si sono arrabbiati parecchio, l'hanno chiamata la vittoria mutilata, perché abbiamo vinto una guerra e Wilson, che era il presidente americano che stava decidendo, che ha deciso su queste cose, non ci ha dato Fiume. Ma perché Wilson aveva ragione, perché noi non l'avevamo chiesta. Aveva disatteso quello che aveva Salandra, quello che aveva deciso il governo italiano. Quindi già allora, come vedete, il governo italiano faceva un po' di confusione, non solo adesso. No, non è che facesse confusione, giocava, diciamo, usando due pesi e due misure, perché ha usato il criterio della nazionalità per rivendicare Fiume, perché ricordiamolo che nel censimento del 1910 l'80% della popolazione parlava italiano, il 53% parlava croato e il 30% parlava ungherese, che vuol dire che insomma c'erano tante persone che parlavano due o tre lingue, no? Però la maggioranza effettivamente parlava italiano. Però poi questo principio della nazionalità l'Italia non l'ha affatto rispettato quando si è dovuto, per esempio, annettere l'Alto Adige, dove ancora adesso fanno fatica a parlare italiano, e una parte del Friuli che non era di lingua italiana. Per cui il problema vero è che ha giocato facendo la politica di potenza e non ha affatto, cioè poi ha usato, diciamo, strumentalmente il principio dell'autodeterminazione dei popoli e del rispetto delle nazionalità. E questo l'hanno fatto un po' tutti, però, non perché voglio difendere il governo italiano, ma perché diciamo il problema dell'assetto dell'Europa dopo quella guerra è stato notevole. Tant'è vero che 20 anni dopo l'Europa è ritornata di nuovo in guerra, perché avevano fatto male quella conferenza di pace. Dico una cosa, forse non la sapete, ma Wilson aveva avuto la spagnola a proposito di pandemie, e quando è andato a trattare stava male. Chiusa parentesi. il discorso è però che questo era all'inizio, quando si è stato fatto il patto, ma il patto avrebbe potuto, sempre sotto il governo Salandra e Sonnino, poteva essere modificato, perché avevamo tutte le ragioni, in quanto c'era in questo patto c'era anche la Russia. Però la Russia ha avuto la sua rivoluzione interna e quindi si è ritirato, anche se aveva affermato che non poteva ritirarsi nessuno. E quindi l'Italia si è trovata, mentre prima sembrava un ruolo poco importante dell'Italia, lì l'Italia ha dovuto fronteggiare maggiormente il discorso dell'Austria, dell'Ungheria, della guerra, con i morti che noi sappiamo, con i feriti che sappiamo, eccetera. E quindi in quel momento poteva tornare in gioco e dire: no, allora non l'ho firmato, però adesso, ragazzi. Sì. Qui è stato l'errore. L'Italia era in realtà più debole poi, proprio perché si era ritirata la Russia. E poi, vabbè, cosa avrebbe potuto fare resta nella fantastoria, perché naturalmente si sa che la storia non si può fare coi se e con i ma. Però sta di fatto che poi dopo Fiume, come sappiamo tutti, aveva bisogno di un Garibaldi che andasse
a fare quello che Garibaldi aveva fatto col Regno delle Due Sicilie. Questo Garibaldi è un leader molto carismatico, che era Gabriele D'Annunzio, e c'è tutta la vicenda dell'occupazione di Fiume che ha, diciamo, che ha fatto balzare agli onori della cronaca nazionale questa città di cui forse molti italiani non conoscevano nemmeno l'esistenza. Memorie della tua famiglia su Fiume D'Annunziana, ne parli nel libro. Mio padre aveva 18 anni, 19, quando ho visto D'Annunzio entrare. Naturalmente la gente che voleva, che è stata, diciamo, tradita, tra virgolette, durante il patto, eccetera, trovare uno che viene qui, che promette l'annessione all'Italia, è logico che tutti gli vanno dietro, no? E quindi è stato un plebiscito. Quando lui è entrato, non so se c'era, è rimasto qualcuno in casa. Quindi, anche se lui... Io credo che qualcuno sia rimasto in casa, i croati, per esempio, gli sloveni, quelli forse non erano contenti. Sì, ma neanche, perché quelli di Fiume si era instaurato, come dicevi giustamente te, vivendo in promiscuità così, c'erano i croati, erano più sulle campagne, cose di questo tipo. Nella città c'erano più italiani, ma anche croati, che piano piano cominciavano a integrarsi all'Italia, si consideravano anche italiani, c'era stata una cosa di questo tipo. E quindi quando arriva, tra l'altro, non so, la storia non so se lo dice, non è che lui arriva e si mette a parlare subito nel palazzo del governo, lui stava male cane, aveva febbre, non stava in piedi. Allora va in un albergo, mi sembra che si chiamava Europa, e lì cerca di curarlo, eccetera. Dopo 4-5 ore suonano le campane, tutti accorrono e lui fa il discorso dell'insediamento praticamente. La domanda, i miei, come ha visto, D'Annunzio era un tipo strano, era amato e de delle volte un po' meno, quindi era difficile, era anche difficile per i fiumani inquadrarlo. Certo. Comunque lui ha dato delle grosse speranze ai fiumani, e guarda, anche quando ha perso, che abbandona, ma e qui lo voglio dire perché abbandona, perché ci sono tante vicende tipo Montanelli che dice che tira su una moneta, testa rimango, croce vado, delle sciocchezze di questo tipo. Lui voleva resistere a Fiume. E anche i suoi arditi, che non erano arditi fascisti, perché dopo il fascismo prende il nome di ardito, ma prima erano anche gente di sinistra, quindi socialisti, cose di questo tipo, i primi arditi. E loro volevano andare avanti a combattere. Allora lui chiede un incontro con il generale, che c'erano tutte le corazzate schierate, incrociatori schierati sul porto di Fiume, pronti a bombardare, e chiede di dargli il tempo di lasciare uscire chi voleva uscire, donne e bambini, e vuotare gli ospedali, cose di questo tipo. Questo generale, adesso mi sfugge il nome, che comandava l'Andrea Doria, risponde di no. Dice: perché se mi create più pro dei problemi, magari muoiono più dei miei. Quindi noi bombardiamo subito. E quindi lui, chi è andato a trattare? C'era Keller, eccetera, il suo famoso. Keller era quello che andava in giro nudo per la città di Fiume, diciamolo. Era un po' estroso, un po' libertino, diciamo così. E erano un po' tutti libertini, perché in quel periodo lì Fiume è stato un crogiolo di libertà. Tipo ragazzi dei fiori, no? Per dire tra virgolette, ma ancora forse di più, perché per loro all'epoca era ancora più traumatico, eccetera. E quindi. Possiamo dire, parafrasando uno slogan del 68, patria, sesso e droga? Allora, vedi che abbiamo anticipato anche quello, Fiume. E quindi, per non far soffrire Fiume, per non.
far morire delle persone innocenti, lui decide di abbandonare Fiume. Ecco, questo alla faccia della monetina di Montanelli. No? Questo no, però era per dire che in realtà la situazione nel 20 era profondamente cambiata rispetto al 19. Il 19 lui era veramente un idolo delle folle, poi nel 20 era cambiata la situazione anche internazionale dell'Italia. No? Ma tieni presente, scusi una cosa Franchetti, quello che praticamente, diciamo, forse l'ha un po' fregato, è stato che lui, che l'hanno abbandonato per esempio i carabinieri che hanno fatto la marcia dei ronchi insieme a lui, escono perché scandalizzati, tanti altri militari, perché erano del re, e soprattutto i carabinieri, il re era il loro simbolo. Cioè, certo. E lui stava lavorando, e sono uscite anche delle... Lui sta lavorando per creare, per estendere anche il suo concetto di repubblica. Lui voleva fare una repubblica all'epoca, Parliamoci chiaro. Che cosa volesse lui non si sa bene, perché lui era un concentrato di contraddizioni. Fa la carta del Carnaro assieme a De Ambris, anzi in realtà la scrive De Ambris e lui la corregge, che è molto democratica. Però lui era uno che personalmente disprezzava le folle, aveva una concezione elitaria della politica. Sì. Quindi questa è una grossa contraddizione. Era slavofobo, cioè ha scritto delle cose contro gli slavi che sono inenarrabili, ma nello stesso tempo andava a finanziare le organizzazioni nazionaliste croate perché voleva che si staccassero dal regno dei serbi e dei croati, cioè da quella che noi poi abbiamo chiamato Jugoslavia. Quindi, insomma, capire quest'uomo non era veramente molto facile, ecco. È una personalità complessa. Tutti, tra l'altro, sono convinti che lui era un fascista come De Ambri, eccetera, e invece i fascisti l'hanno avversato, molto l'hanno avversato. Per esempio, lui quando era a Gardone, nella sua supervilla lì di Gardone, praticamente gli l'ha regalato. Questo dopo. Ma questo proprio perché i fascisti volevano che fosse eliminato, arrestato, cose di questo tipo. E Mussolini disse, visto anche come era conosciuto nel mondo, anche come scrittore, cose di questo tipo, era controproducente. Allora lui disse la famosa frase: vedete, quando duole un dente, o lo ricopri d'oro o lo estirpi. Io ho deciso di ricoprirlo d'oro. E lo manda, gli regala questo vittoriale, eccetera, eccetera, dove lui praticamente era ai domiciliari a Gardone, perché gli ha dato il permesso di uscire 4 volte. Una volta per i parenti che sono morti a Pescara, una volta per quando ha preso il premio, un'onorificenza del principe del Monte Nevoso, cose di questo tipo. Un'altra volta non mi ricordo, e l'altra volta a Padova perché a Padova c'era il Mussolini, per incontrarlo, per implorarlo di non fare la sciocchezza di entrare in guerra di fianco a Hitler. Parliamoci chiaro. Sì, no, comunque sta di fatto che è uno dei motivi che hanno reso debole D'Annunzio nel 20 è anche il fatto che Mussolini gli ha voltato le spalle, sì, esatto, questo esatto. Va detto. Però Mussolini ha copiato, siccome D'Annunzio era un genio della comunicazione, ha copiato alcuni dei suoi stili di comunicazione, i discorsi dal balcone che poi lui faceva a Palazzo Venezia, li aveva copiati da D'Annunzio. Ma lei a eia la la, cioè anche l'idea. Ma le camicie nere le portavano i suoi. Certo, quindi certe ritualità della politica lui le ha copiate pari pari da D'Annunzio, su questo non c'è dubbio, insomma, bisogna dare il diritto di primazia, insomma, il copyright. Lui vendeva anche slogan, per esempio, i supermercati Rinascente, gli ha dato il nome lui. Perché lui era abilissimo a creare parole, la parola aeroplano anche l'ha creata lui, certamente. Nomi dei profumi, di prodotti, anche lo pagavano per queste cose qui. Ma anche gli pseudonimi, perché la scrittrice di Varese, la Negretti, che tutti la conosciamo come Liala, ma il nome di Liala è un'invenzione d'Annunziana.
è uno pseudonimo che ha inventato lui. È quello che fanno oggi quelli che curano l'immagine o gli influencer, diciamo adesso, della rete. Per cui lui ha veramente inaugurato, ma anche l'idea di uno che promuove se stesso attraverso una consapevole tecnica di comunicazione, direi che vuol dire insomma che è un uomo del Novecento fatto e finito, insomma. Allora, poi D'Annunzio se ne va, c'è il Rapallo, il trattato di Rapallo, e Fiume diventa città autonoma nel 21. Ancora? Sì, diventa città autonoma e poi ci sono delle elezioni. Allora, vediamo anche una foto. Vediamo questa qui è la veduta di Fiume, ma per un'idea, insomma, di come era la città. Vediamo, ecco, di commentare un po' questa foto che ci dice qualcosa del passato austro-ungarico della città prima della guerra. Sì, questo è il momento che i fiumani hanno fatto fondere un'aquila a due teste con sottoscritto, qui non si vede in deficiente, che poggiava su un'aquila che sgorgava l'acqua, perché l'acqua di Fiume era molto abbondante e molto buona. Si diceva chi beve l'acqua di Fiume ritornerà senz'altro, tutte queste cose qui. Allora, questa aquila qui, ha fatto la foto prima di Sarla sulla Torre Civica, e praticamente però questa la scritta e il simbolo gliel'ha regalata, come si chiamava? Si chiamava Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria, vedi gli storici cosa servono. Sì, però tu nel libro racconti che dopo l'ingresso di Fiume nell'Italia, diciamo nel nuovo paese, quell'aquila viene sezionata, le due teste diventano una testa. Sì, no? Difatti Mussolini parla Teatro Fenice, escono fuori tutti gasati, perché lui era bravo, e un tenente si arrampica sulla Torre Civica, che avete visto con delle corde, eccetera, e gli mozza una testa, simbolo austriaco, eccetera. E quindi D'Annunzio, i fiumani si arrabbiano parecchio, no? E allora, per rimediare, cosa fa? Fa costruire una grandissima voliera, mette dentro un'aquila viva, no? E tra l'altro dice una frase, dice: vedete, l'aquila io l'ho dovuta mettere in gabbia, perché l'aquila è come la vittoria, se non la tieni stretta vola, vola via. E poi dopo, questa è la cosa meno simpatica, per i gatti, D'Annunzio offriva parecchi soldini se qualcuno gli dava da mangiare i gatti vivi, diciamo così, all'aquila. Allora i ragazzini nella mularia di Fiume arrivavano tutti con i gatti. Allora i gatti per quel periodo sono spariti da Fiume, tutti tappati in casa, eccetera, per paura che gli prendessero e portassero dall'aquila. Quindi, tanto per dire cose che Ecco, succedevano. questa qui invece è un'altra foto che ci ricorda la tragedia della guerra, ma in questa foto c'è anche tuo nonno. Hai detto che tuo nonno è quello che è E vestito uno sulla bene, vestito eh? bene sulla sinistra col cappello in testa, tipo bombetta. Lui all'epoca era il capostazione della stazione di Fiume. Quindi. Poi è morto, questo nella prima guerra mondiale. Lui è morto poco prima che D'Annunzio abbandonasse Fiume, quindi nel 19. Quindi è morto nel 19. E tu ovviamente ne hai solo sentito parlare perché sei nato No, no. molto più tardi. Okay. C'è solo due foto, questa e un'altra, tutta sbiadita tra l'altro questa, e Lo so, però il un'altra. bello di queste foto è proprio il fatto che siano seppiate, no? Perché il tempo le ha sbiadite. E questo è, spiegaci, il Palazzo del Governo. Ecco, questo è il Palazzo del Governo dove si è insediato D'Annunzio, ha fatto il primo discorso, poi abitava anche lì, no? Praticamente, se voi guardate a destra, le finestre sopra, la seconda da destra, andando verso sinistra, era dell'ufficio di D'Annunzio. Perché lo dico?
perché quando sono arrivate la Marina italiana, il primo colpo di avvertimento l'hanno sparato contro il Palazzo del Governo, hanno sfondato quella finestra e hanno ferito leggermente anche D'Annunzio, perché era spostato ma era dentro in quel locale mentre veniva sparata. Tanto per dire. Stiamo parlando una mira del Natale di sangue. Sì, tra l'altro avevano una mira incredibile, perché davanti al palazzo ci sono tutte case e praticamente hanno sparato proprio in mezzo a questo budello, no? In questo budello e... Vabbè. No, ma la cosa importante, scusa, a parte il Natale di sangue, subito dopo, in questo periodo ci sono stati dei problemi, sono entrati dentro ancora i croati da quel ponte che avete visto prima, eccetera. Poi nel 24 ritorna italiana. Sì, certo, però prima c'è il momento, prima c'è questa qui, la costituente, sì, c'è la fase, sì, in cui vengono, sì, indette delle elezioni e vincono, sì, gli autonomisti, sì, sì, di, bravo, Zanella. E questa è una fatta scattata vicino alla casa dei tuoi genitori? No, dei tuoi nonni. Di mia mamma. Di tua mamma. Della famiglia di mia mamma. Questa è via Trieste, al numero 27, loro abitavano al numero 30. Ecco. Magari ci saranno anche loro, qualcuno da piccoli dentro nel 21. Qualche tuo parente lì dentro potrebbe anche esserci. Sì, ho cercato di guardare, ma non... erano troppo piccoli, troppi bambini. Beh, certamente, certo. E niente, vabbè, questa è la parte successiva. Quindi sì, poi nel 24 cioè, viene firmato un trattato tra l'Italia e la Jugoslavia e Fiume diventa italiana a tutti gli effetti. E però cosa succede? Ha fatto una forzatura di brutto al Mussolini lì, Perché... Vabbè, certo, possiamo dire che è stato un suo successo diplomatico. Neanche tanto, perché succede che a Cipro, due ambasciatori italiani vengono uccisi. Allora lui chiede 50 milioni di lire per questo danno e non glieli danno. Allora lui, siccome, come diceva giustamente Falchia, dopo Natale di sangue, eccetera, era Zanella, eccetera, cioè la città dopo è diventata libera praticamente, una città, per capirci, non è proprio così, quasi come San Marino, diciamo, no? Anche a livello doganale, eccetera. Allora, tra l'altro era lo statuto che aveva quando era entrata a far parte del regno austriaco. Esatto. Era comunque, esatto, una città indipendente, no? Esatto. Una città libera. Tipo, io faccio l'esempio San Marino. Per far... Sì, ma in Germania le chiamavano le Freistadt, no? Le città libere. Sì. E quindi, però quando, ecco, torniamo invece a quando arrivano i fascisti poi. Tu hai anche raccontato le violenze poi dei fascisti nella città. Sì, nel 24 appunto, nel 24 impone anche ai croati, si è ripreso Fiume, Abbazia e altre cittadine, più che altro sul Castua forse, eccetera. E praticamente succede che naturalmente i croati non è che l'hanno visto bene, proprio si impone. La prima volta che la Francia non aveva nessun interesse, l'Inghilterra non dicono niente, lasciano fare. E quindi sì, è stata una vittoria, vittoria importante di Mussolini, eccetera. Però entrando dentro... comincia a nascere il concetto, pochi anni dopo, del gentile, no? Legge gentile, degli alogeni, che praticamente gli alogeni voleva dire che gente che abita in un luogo, in una nazione, eccetera, che parlano altre lingue. E lì i croati li costringevano parlare in italiano, gli facevano le scuole in maniera anche brutale, cose di questo tipo, gli portavano via i beni, per esempio, ma non proprio portare, rubare, mettevano delle condizioni economiche a livello di banche, di interessi, cose di questo tipo, che se magari uno pagava dei mutui per la sua fattoria, cose di questo tipo, non riuscendo più a pagare, gli veniva portato via dalla banca. E addirittura qui hanno cominciato a venire molti italiani.
dalla Basilicata, dall'Abruzzo, cose di queste, contadini, eccetera, che diventavano padroni, mentre quelli che erano i padroni croati, eccetera, prima diventavano gli operai, i contadini di quello che prima era loro. E quindi lì ha cominciato a seminare molto. Certo, queste sono le premesse di quello che succederà poi nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che i libri di storia dicono che insomma il fascismo fa questa assimilazione forzata delle minoranze linguistiche, che riesce parzialmente nelle città, ma che non riesce assolutamente nelle campagne. Per cui poi quello che si vedrà nel periodo della guerra sarà per prima cosa una ribellione delle campagne, che guarda caso, cioè fanno la jacquerie, no? Fanno la rivolta contadina tradizionale, però si dà il caso che sia anche una rivolta etnica, perché nelle campagne vivevano i croati e nelle città viveva soprattutto l'elite borghese, parlava italiano ed era classe dirigente. Questo è il concetto fondamentale che ci spiega che cosa è accaduto nel periodo successivo. Certo. E nel periodo successivo ci sono anche, tu racconti anche la storia della tua famiglia, i mestieri che fanno il papà, la mamma, il papà che prima fa il raschiatore, poi dopo va a lavorare in un silurificio, e comunque insomma aveva anche un discreto reddito, ecco, perché noi dobbiamo anche capire come si strutturano le famiglie in quella fase e capire quanto costa poi dopo andarsene, no? Cosa vuol dire l'esodo? Vuol dire abbandonare una sicurezza economica che ti sei costruito con tanta fatica, no? E la mamma invece ha raccontato la storia dei cappellini, che mi ha commosso tanto. Perché faceva? La modista. La modista, sì. Un mestiere che non esiste più. Un mestiere che non esiste più. Però tu hai raccontato una cosa molto bella, che a un certo punto lei si è disfatta di tutto l'armamentario che le era servito per fare questo lavoro e l'ha buttato via, no? Perché lei vedeva... questo quando eravamo già arrivati qui a Redano, lei vedeva l'Italia come un paradiso, eccetera. Poi si è resa conto, io dicevo, faccio un esempio, no? Per capirci. Quando noi siamo, mia mamma andava anche a presentare i modelli che creava, lei lavorava per degli ebrei, il proprietario degli ebrei, ma erano anche amici suoi, no? E poi arriverò a raccontare qualcosa. Andiamo con l'ordine. Comunque, quando è arrivata, vestiva anche bene, tagliava bene, anche perché le sue sorelle erano sarte, eccetera, eccetera. Allora, quando siamo arrivati qui, ha portato i vestiti anche più belli, eccetera. A un certo punto, questo è importante, a differenza di altre culture, per capire anche la cultura che avevamo, per essere integrata. Per essere integrata meglio, ci faceva fare i grembiuloni dalle mie zie sarte per non sembrare eccessiva. Perché quando siamo arrivati qui, dico, un buon 40% delle signore, io per me erano anziane, ma magari erano anche giovani, per me vedevo anziano, ero piccolo, e portavano ancora il velo nero, andavano in giro col velo nero. Parliamoci chiaro. Andavano a lavorare a Castiglione, alla Mazzucchelli, con gli zoccoli. I zoccoli c'erano estivi, quelli chiusi, invernali. E gli dicevano da mia zia, che anche lei si vergognava, che andava a lavorare a Castiglione, ma lei porta le scarpe tutti i giorni. Noi avevamo solo scarpe, tanto per dire. E quindi però abbiamo fatto dei salti mortali per poter essere integrati, perché volevamo essere integrati in questa nuova società che ci accoglieva, cosa di questo. Certo, tipo. Certo. Comunque, vabbè, torniamo alla guerra. No, certo, perché nel tuo libro tu intrecci la storia familiare, come dicevamo, con la storia con la S maiuscola. Niente, arriviamo alla guerra, che è un momento di grande tragedia collettiva. E lì succede che? Ma qui succede, partiamo da una cosa certa proprio, la guerra noi invadiamo per far bella figura con i tedeschi, perché loro sono venuti tirarci fuori dai guai in Albania, no? Allora per far vedere, eccetera, noi partiamo senza invadiamo la Jugoslavia, poi c'erano anche i tedeschi, ma noi pronti via partiamo noi, invadiamo la Jugoslavia senza dichiarare guerra.
E quindi è stata una guerra lampo, abbiamo conquistato Slovenia, Croazia, Istria, e praticamente Fiume era diventata la provincia, una provincia enorme, la più grande provincia italiana. Allora, poi ha cambiato anche altri, era capoluogo di provincia Fiume, la sigla era FU, no? Tanto per dire. Anch'io sulla mia carta d'identità ancora adesso c'è scritto nato Fiume, provincia di FU. No, cose di questo tipo. E quindi abbiamo creato l'odio che si è riversato purtroppo dopo, quando hanno vinto loro. Poi loro si sono organizzati naturalmente in truppe di difesa come partigiani, cose di questo tipo, e noi abbiamo bruciato villaggi. Posso fare un esempio mio personale così lo capite meglio, senza girare attorno. Io ho qui uno, si chiama Umberto Fabbri, c'è un suo diario, è scritto da lui, ma non ve lo leggo, vi risparmio, di un mese e mezzo, dall'inizio di gennaio a metà febbraio, no? Dove lui dice quanti villaggi, 517 case nei villaggi, c'è il nome dei villaggi, tutto documentato, perché noi faccio l'esempio così lo capite. Io sono nato in una villetta vicino alla casa che possedevamo, c'era solo un muro che divideva, che era di un signore che aveva solo un figlio, era vedovo con un figlio. Questo figlio era un fascista, una camicia nera, ma di quelli forti, tosti, no? E tant'è vero che anche suo padre l'ha diseredato. Allora dice a mio padre, dice, senti, se le tue sorelle, che aveva quattro sorelle, se le tue sorelle mi fanno da mangiare, pranzo, cena, e lavano i panni, quando io muoio la casa ve la lascio voi. Atto notarile, tutti in regola, 4 anni dopo muore la casa e io nasco sul tavolo di quella casa lì praticamente. Ma la storia è che mio padre una sera va nell'osteria sotto i pioppi e c'era questo individuo, questo fascista ubriaco che picchiava la mano sulla pistola, cioè, con questi qui li ho ammazzati, donne, bambini, eccetera, eccetera, a Podun, un paese a 8 km da Fiume, e prima era in Croazia, come dicevo prima. E praticamente mio padre lo prende per il bavero, questo lo minaccia, dice adesso non ti ammazzo perché siamo stati amici, però tu qui dentro non entri più, se la prossima volta ti uccido, eccetera, eccetera. Cos'era successo? A Podun sono stati giustiziati, fucilati dai partigiani due maestri che imponevano la lingua italiana, addirittura per fargli imparare apriva la bocca e gli sputava dentro in bocca ai bambini. Tra l'altro era malato di TBC questo maestro. Tra l'altro, non me ne voglia, si chiamavano coniugi Renzi. Non so se erano parenti, non penso. E li giustiziano praticamente. E allora parte una vendetta anche dai fascisti di Trieste, vanno lì e ammazzano 94 persone per due morti. Neanche i tedeschi ammazzavano 10 per uno. Ammazzano 92-94 e quasi tutti donne e bambini, perché gli uomini erano a lavorare nei campi. Però bruciano tutto il villaggio, no, tutto il villaggio, e fanno 900 prigionieri e li internano nei vari campi di internamento anche in Italia, cose di questo tipo. Allora c'era il prefetto che ha comandato questo, qui lo guardo per essere preciso, e si chiamava Testa, forse me lo ricordo, si chiamava Temistoche Testa. Questo qui poi ha bruciato, altre stragi ha fatto, no? E questo qui scrive dal ministro, allora Bufalini, del regime, dice Podu non esiste più, rasa il suolo, punto. Bufalini, siamo già ai tempi della Repubblica Sociale, però. No, ancora no. La Repubblica Sociale viene dopo, non ancora no. Perché dopo c'è stato il Palatucci, eccetera, anche ancora prima. Sì, vabbè, comunque... Quindi noi facevamo quelle cose lì. Quindi tra il 40 e il 43.
Sì, era verso la fine, però. Quindi noi abbiamo fatto questo, non dico questa, faccio solo un esempio, poi no, ci ho tutta la lista di eccidi, le cose che sono state. Pensate che in Italia si sono fatti 200 campi di concentramento, cioè di concentramento, internamento e campi da lavoro, dove bruciavano, eccetera, prendevano le persone, le portavano in Italia in questi campi in questi 200 campi di concentramento. Proprio lì si tabula rasa che facevano. Non a caso qui nasce, poi senza contare i campi terribili che hanno creato da noi. In Italia erano ancora fortunati a venire, ma i campi dell'isola d'Arbe, esempio, Arbe, lì dove c'era, lì si moriva più che nei campi dei nazisti all'epoca. Più di 1000 deceduti ad Arbe. Sì. In totale tutte le repressioni nella zona slovena occupata, più di 5.000 morti. Sì, sì, sì. Qui, così dicono gli storici. Sì, sì, poi anche altri di Porto Re, eccetera. Quindi sono stati... E lì chi comandava questi non erano i fascisti, per intenderci, erano l'esercito regolare. Per esempio c'era... il comandante dell'isola d'Arbe, così mi introduco anche un altro ragionamento, dell'isola d'Arbe, era Vincenzo Ciaulli. Questo qui era uno, un aguzzino che andava in giro sempre con la sua frusta e si divertiva a legare sul palo e frustare se uno gli era antipatico, cose di questo tipo. Questo qui, la sua frusta nel cimitero di Arbe, l'hanno ancora conservata, c'è una teca, eccetera, come ricordo, un monito, eccetera. E questo qui lo volevano, butto lì, però mi serve anche, figura infoibato. Invece non è vero, lo scrive proprio il Papa, nel suo libro scrive che praticamente lui è morto suicida quando era ancora in stato d'arresto, subito dopo l'8 settembre, che è stato arrestato perché era un criminalore, potevano non arrestarlo quello lì proprio, e quindi lui è morto suicida, però nella storiografia figura che lui era nella foibe, che non è vero, dice il Pupo nel suo certo, libro. Certo, visto che è un argomento. Io avevo dato prima le cifre, la cifra è giusta, è di quelli che sono stati internati, ma a questa cifra andrebbero aggiunti tra i 7 e i 13 mila morti in rappresaglie e fucilazioni. Cioè non vorrei che fosse sottostimata la cifra, è che vanno sommate le cifre di quelli che sono morti nei campi a quelli che sono stati uccisi appunto in eventi come quello che hai raccontato tu. Questo per dare l'idea, diciamo, l'ordine di grandezza. Ma tutto questo, giustamente, sono contento di essere in sintonia con la storia, con la storia, perché questo non giustifica per niente quello che è successo dopo con il discorso delle foibe, no, eccetera. Però fa capire anche il quadro che eravamo, ma il quadro qual è? È quello che diceva mio padre. Mio padre diceva, quando io gli chiedevo di queste cose, mio padre non mi rispondeva neanche, perché mi diceva, non devi guardare gli episodi. La colpa di cos'è? È della guerra. Non bisogna mai arrivare in guerra. Perché quando si fa una guerra, non si fa una guerra di civiltà. Uno fa determinate cose, quello c'ha le vendette, sono tutti episodi, quindi l'errore è entrare in guerra, l'errore è se no cosa serve la politica? La politica è una cosa bellissima, ma se viene utilizzata bene, si litiga, si fa la pace, si rilitiga, e poi interviene la politica a mediare per non farci arrivare a queste barbarie. Perché certo, queste barbarie sono il prodotto della guerra. Poi è anche sbagliato dire i croati hanno infoibato a noi, eccetera. Lo dice uno che ha perso le case, ha perso tutto. Ed è sbagliato dare la colpa noi solo ai croati.
Quindi bisognerebbe che ognuno facesse un'autoanalisi, eccetera, in un mondo perfetto, ci si stringerebbe la mano e si potrebbe poi vivere in amicizia, ma se ognuno, tutte le volte che c'è un 10 febbraio, ognuno tira l'Italia o loro tirano la corda dalla propria parte, perché vedete, questo lo voglio dire, io sono stato molto contento quando è stata instaurata, questo lo voglio dire con forza proprio, la giornata della memoria, è un desiderio dei miei genitori, dei miei parenti, eccetera. Però purtroppo sono rimasto amareggiato perché quello che viene raccontato è solo una versione parziale di quello che appunto è accaduto in quegli anni. Infatti noi cercavamo di parlare della guerra, quello che è successo, cioè, quasi come le foibie fossero l'unica causa dell'esodo. Questa è una giornata, se non si vuol far chiarezza, che non fa chiarezza sulle vere responsabilità, anche perché questa giornata della memoria è stata istituita dai dissidenti, dai nipoti di chi ha creato questi problemi, dei fascisti, parliamoci chiaro, perché chi è entrato in guerra, chi ha creato la guerra. Quindi se l'origine dei mali, bisogna vedere l'origine dei mali, è quella. Poi purtroppo è successo questo. Allora, io non vorrei, siamo arrivati al 43, perché nel 43 ci sono i primi due episodi, due cose importanti da ricordare, no? L'8 settembre, da una parte c'è la persecuzione degli ebrei, e tu prima hai parlato di Giovanni Palatucci, proprio oggi a Varese gli hanno reso omaggio pubblicamente ai giardini pubblici, e tu parli di questa figura di uomo dello Stato, no? Servitore dello Stato, si direbbe adesso, che grazie al lavoro che ha compiuto è riuscito a salvare le vite di centinaia di persone, pagando però lui un prezzo pesante perché è morto a Dachau, no? L'hai scritto nel tuo libro. Sì. Praticamente Palatucci veniva da Genova, era abruzzese, commissario a Fiume, e lui all'inizio ha salvato tantissimi. All'inizio, anche bisogna dire la verità, anche con la benedizione da Roma, nel senso che Mussolini non vedeva all'inizio e non capiva perché gli ebrei fossero così malvisti dai tedeschi, fossero i nemici dei tedeschi, no? E allora però lui diceva: falli sparire, via da Fiume. E allora, siccome erano 2700 ebrei a Fiume, ma poi dopo si era sparso la voce, vedevano come salvezza a Fiume perché non li ammazzavano, allora praticamente, per esempio, che Palatucci con la benedizione, ripeto, da Roma, per esempio li mandavano via anche con le navi. Ci sono degli esempi con le navi carrette vere di mare che li portavano già in Palestina, li facevano scappare in Svizzera, dove non riusciva a far scappare in altri modi, allora lui aveva, e c'era il suo c'era un suo zio vescovo che gestiva un campo di internamento in Italia, e li mandava lì, dove era una vacanza rispetto agli altri luoghi, oppure dove non riusciva gli dava i bambini alle famiglie, oppure i documenti, visto che lui faceva i documenti, stracciava i documenti e faceva dei documenti nuovi come se fossero italiani, non ebrei, eccetera. Ma ha salvato migliaia. Poi è rimasto, poteva scappare, ma è rimasto fino all'ultimo, quando dopo l'8 settembre hanno preso in mano lì è cominciato la Repubblica di Salò, eccetera, preso in mano l'SS, l'hanno arrestato, ma per alto tradimento, perché lui in quel momento stava corrispondendo anche con l'Inghilterra, perché il suo obiettivo, oltre a quello degli ebrei, ma non ha fatto scappare solo gli ebrei, anche perché allora veniva perseguiti anche i gay, i zingari, quelli che non gli andava bene a regime, cioè la maggioranza erano ebrei che ha fatto fuggire, no? Lui voleva l'italianità di Fiume, lui è entrato dentro nel contesto, nella cultura fiumana, e lavorava politicamente anche per quello. Quindi l'hanno catturato, portato a Dachau, ma l'hanno fucilato a Dachau,
a 37 anni, se non sbaglio. Quindi gli è stata data una medaglia d'oro ed è scritto nel libro dei giusti in Israele, tra l'altro. Cioè uno sì, veramente... Sì, via. Sì, di solito piantano, sono stata allo Yad Vashem di Gerusalemme, cioè viene piantata una piantina con il nome del giusto che deve essere ricordato. Anche se adesso c'è qualcuno che dice che non è del tutto vero questo, però vabbè, insomma, c'è qualcuno che ha trovato dei documenti che dice che non è tutto oro quel che luccica, però adesso io non saprei dire nel dettaglio quali sono i problemi. Te lo spiego il perché. Sì. Proprio perché all'inizio... andava bene anche Mussolini, anche il potere romano, cioè non lo ostacolavano molto. E ci sono dei documenti che gli dicevano sì, fallo scappare, mentre però lui stava combattendo contro il Testa, Temisco del Testa, che li voleva invece arrestare. Cioè c'era questo dualismo nella città di Fiume. Però lui all'epoca aveva la benedizione, per questo dicono che non è vero, eccetera. Poi in seguito, finita la benedizione, lui l'ha fatto lo stesso. Sì, sì, no, certo, resta il fatto che è morto ad Dachau e quindi sicuramente qualcosa di male agli occhi del suo nemico deve avere fatto. E dunque, 43 però, settembre, ottobre 43, ci sono i primi episodi di fucilati che finiscono le foibe, no? Gente che viene uccisa e che viene buttata nelle foibe. Spieghiamo perché le foibe, perché era il metodo più facile per far sparire i cadaveri, no? Esatto, visto esatto. Che era difficile, vista la natura geologica anche di quel terreno, scavare delle fosse comuni, e quindi siccome la natura già aveva adottato quell'area di fosse naturali, allora gli uccisi, i fucilati vengono buttati lì dentro. E vogliamo magari... le cifre, gli infoibati del 43, che sono proprio istriani, sono tra i 500 e i 700, sai che il numero preciso non lo sapremo mai, ma è un numero diciamo relativamente piccolo rispetto agli infoibati poi del 45, quelli della zona nord dell'area giuliana, no, vera e propria. Quelle di Bovizza, per intenderci, visto che oramai è diventata la foiba simbolo di tutte le foibe. Ma è diversa anche la composizione tra degli infoibati del 43, la composizione diciamo sociale, politica, rispetto a quelli del 45. Poi dopo, non so se vuoi dire qualcosa su questo, sì. Perché tu ne parli ovviamente. Sì. Sì, diciamo che le foibe, giustamente tu l'hai già anticipato, finivano dentro i fucilati. Per esempio, non solo nelle foibe, lì si parla solo di foibe, ma sono finiti dentro nel mare. Sono finiti sì, sì. Dove c'era il mare, li buttavano dentro con il sasso, li buttavano dentro. Comunque. Cioè, vuol dire strage, e sì. Però a seconda del luogo in cui si trovano, esatto. I corpi vengono fatti sparire in modi diversi. Esatto. Questo possiamo dire. Esatto. Finivano dentro anche dei vivi, perché, ma non è che buttavano dentro come concetto i vivi, perché magari li legavano tutti col fil di ferro, una fila, li mettevano sul bordo e poi gli sparavano la mitragliata. Magari qualcuno si è anche salvato perché era ferito, eccetera, cadevano dentro, qualcuno magari moriva da ferito, magari qualcuno non era anche ferito, però tendenzialmente li fucilavano, non li buttavano dentro così. Il discorso delle foibe parte con un concetto voluto dall'alto, quindi dalla dirigenza. Per questo è durato un mese. Perché? Stiamo parlando di quelle del 43 o di quelle del 45? Quando sono entrati del 43, perché lo Stato italiano si dissolve, sì. Non c'è sì. più. Sì, quindi sì. Allora, già allora c'è un primo inizio dell'esodo, perché sì, sì. Alcuni funzionari italiani sì. che capivano dove stava andando a parare sì. la storia, prendono sì. e se ne vanno, e quelli si salvano. E quelli invece che restano... Esatto.
Ma stavo dicendo che è partito per capire il concetto, capisce dall'alto, parte dall'alto, dalla dirigenza, perché bisogna, dicevano che si, per dare, dopo sapete che ha fatto la zona A e la zona B, per assegnare però bisognava vedere anche quanti di lingua, come accennavi prima te Franchetti, davi anche dei nomi all'inizio eccetera, e allora bisognava fare un censimento di questa, no? Allora Tito cosa ha fatto? Addirittura ha portato con il camion un sacco di croati che non c'entravano per niente, addirittura ha rotto delle tombe per tirar via i nomi italici, cose di questo tipo, per far vedere che c'era la maggioranza di lingua croata, no? E come giustamente dicevi te, però hanno fatto fuori tutti i dirigenti, direttori, questori, prefetti, tutti, addirittura i maestri, le levatrici, cioè quelli, esatto, che rappresentavano lo Stato, addirittura i postini che portavano la divisa. Certo. Ecco, certo, perché rappresentavano lo Stato. Per esempio, quando sono entrati a Fiume, cioè, anche le foibe venivano proprio usate come per seppellire anche Fiume. Ne hanno ammazzati un'ottantina subito appena sono entrati. Però no, li hanno lasciati anche esposti, esposti per monito, perché molti di questi avevano combattuto anche contro il fascismo, però erano per l'annessione all'Italia. E quindi rappresentavano dei nemici, visto che loro volevano prendere Fiume, chiaro. Quindi è stato un discorso di questo tipo qui. E... sì, sì. No, spieghiamo perché annessione all'Italia, perché tu dici, ma abbiamo lasciato Fiume che era già italiana dal 24, però i tedeschi avevano istituito l'Adriatische Künstlerland, esatto, per esatto, cui era, quello territorio non era più controllato dagli italiani. Sì, hai fatto bene dire, anche perché... perché Stalin disse che in questa guerra, dove arrivavano, grazie di questo intervento, perché mi permette di spiegare meglio, dove arrivano le truppe, quello era di quella nazione. Quindi le truppe addirittura jugoslavi hanno fatto la corsa per arrivare per primi a Trieste, no? Oltre Fiume, no? E ci è andata bene a Trieste, no? E loro consideravano anche Trieste, immaginando Fiume eccetera, come dici te, che non era più italiano ma erano tedeschi, perché nei comuni già eccetera, anche nel comune di Trieste sono stati trovati documenti di pratiche amministrative eccetera scritti in lingua tedesca, immagini certo, a Fiume e cose di questo tipo. Quindi secondo i croati, i jugoslavi, quello non era già più Italia. Quindi giustamente certo. Ma invece il fenomeno terribile, quello diciamo più consistente in termini numerici, è quello, abbiamo detto, delle foibe giuliane del 45. Sì. Però anche Fiume, io ho letto che perde 500 persone nella vicenda delle stragi alla fine della guerra, che non sono in tutto poche. In tutto il periodo, sì. Sì, sì, 700, 500, 700, adesso non mi ricordo. Per esempio, diamo i numeri complessivi delle foibe del 45, li do io perché ovviamente gli storici anche lì non sono tutti d'accordo, però si parla dai 12-15 mila persone uccise tra l'aprile e il maggio, ma anche ancora più avanti nel 45. E altri invece parlano di oltre 20.000 vittime, cioè aumentano questo numero. Ovviamente noi non sappiamo quale sia il numero esatto. Le cifre che dato numeri... io, 12-15.000, sono le ricerche fatte da Raul Pupo e da Roberto Spazzali, che sono diciamo fra i due storici più accreditati su questo. Quindi io starei su quella cifra. Mentre le 20.000 vittime sono frutto di studi di altro tipo. È difficilissimo saperlo perché bisogna confrontare fonti diverse e poi non sono comunque complete nemmeno le fonti. No, e comunque anche, sono un numero enorme. Perché dobbiamo anche tenere presente che venivano uccisi e poi dopo sepolti nelle foibe non solo gli italiani, ma anche i jugoslavi.
perché certo, non dobbiamo dimenticare che all'interno della guerra c'è stata anche una battaglia quasi sud e nord, tipo americani, sudisti e nordisti. Per esempio, i domobraci, i cetnici. E appunto, che però non è una battaglia nord-sud, è una battaglia tra i nazionalisti e i comunisti, perché i cetnici erano i difensori della monarchia, mentre i titini erano comunisti. E quindi sì, certamente è una lotta, è anche una lotta ideologica, perché tutta la seconda guerra mondiale è stata una guerra totale, e quindi ha coinvolto tutte le popolazioni civili più dei militari, quindi qualcosa che non si è visto prima, non solo per le dimensioni, ma proprio per il coinvolgimento della popolazione civile. Neanche la guerra dei 30 anni era stata così feroce. Proprio per dare dei numeri anch'io. Per esempio, dicevamo che lì li seppellivano nelle foibe la maggior parte, quindi i numeri probabilmente erano anche molto alti, quindi è difficile andare a vedere anche in nazionalità, anche perché in una foibe è stato trovato 24 divise di cadaveri con le divise degli australiani, perché c'erano delle truppe anche australiane che partecipavano per andare a Trieste, anzi sembra che siano stati fermati loro per far andare prima i titini, no? A parte questo, e quindi questo è palese. Molti che sono stati infoibati li hanno trovati vivi anni dopo, cioè c'è un gran casino. Allora, come numeri volevo dire che ci sono 75.000 che erano antipavelici, degli Ustascia, che erano stati arrestati con donne e bambini dagli inglesi e tenuti nei campi inglesi. Quando è finita la guerra, gli inglesi sono sfasciati, gli hanno dato ai titini. E i titini cosa hanno fatto? Vicino alla foresta di Malibu li hanno ammazzati tutti. E quindi non sono stati a guardare, erano i loro nemici, gli Ustascia. Certo. Ne avevano fatte di tutti i colori, perché gli Ustascia hanno commesso dopo Hitler, c'erano loro terribili, sì. Levavano gli occhi, eccetera. Tante Paveli c'è scappato con loro, Aloise Stepanic, che benediva, che li portava al Vaticano in Italia, i giovani Ustascia. Anche questa è una parte della storia un po' brutta. Certo. Cioè, altri 30.000 nella foresta di, Kocevnic, 60.000 quelli che chiamavano i cosacchi della Carnia, sono stati uccisi lungo il fiume Drava. Molti si buttavano dentro, si annegavano per non essere uccisi e bastonati. Quindi, tanto per, se non vogliamo fare i numeri. Poi l'ultimo numero che voglio dare, noi i civili in 4 anni di guerra, i civili italiani morti sono stati 153.000 erotti, no? I civili morti in quella guerra. In Jugoslavia, che rende l'idea, 900.000. Quindi noi, i nostri 150.000, signore, praticamente un media di 30.000 all'anno. Pensate che solo, visto che hai fatto l'accenno anche te, il Covid, in un anno quasi 90.000, quasi 3 anni di guerra in civili. Questo non c'entra, ma tanto per dare di Per avere l'ordine di grandezza, certamente. Senti, allora finiamo di parlare della vicenda dell'esodo, perché poi succedono delle cose importanti appena finita la guerra. La cosa più importante è che sei nato tu, innanzitutto, una volta finita la guerra. 36. Quindi abbiamo il testimone. E poi tu forse, quando siete andati via, eri grande come questo bambino che c'è qua su questo terreno. Avevo cinque anni. Forse questo bambino ne ha più o meno su per giù. Potresti essere tu, No, tu eri bello e tutti ti baciavano, è scritto, giusto? Va bene, allora, perché la tua famiglia decide di andare? Ecco, perché la tua storia, secondo me, è un po' anomala rispetto a quella di tutti gli altri, perché tuo papà era stato, addirittura aveva conosciuto il maresciallo Tito, era stato ringraziato dal maresciallo Tito.
Poi dopo succede che ha un incidente mentre lavora al sicurificio e resta gravemente, diciamo, ferito. E la mamma è costretta a chiedere aiuto, niente po' di meno che alla polizia politica. E quindi è una cosa, diciamo, anomala, non è la storia, diciamo, paradigmatica dell'esule fiumano, la tua, cioè, ha qualche variante particolare, giusto? Sì, allora prima racconto la mia, e poi dopo perché sono andati via gli altri, perché penso che siano. Sì, andati sì, via. Certo. Beh, ogni racconto è soggettivo, come dicevamo prima. Allora, io, mio padre, non ho mai capito cosa ha fatto, perché non me ne parlava, e quando cercava di parlare arrivava come un falco mia mamma: ai bambini non si parla di politica, eccetera, eccetera. Poi sono passati gli anni e niente. Mio padre ha aiutato i partigiani. Io non so come li ha aiutati. Io l'unica cosa certa che ciò che si è sbilanciato, diceva che lui faceva le colette per le famiglie dei partigiani, per mantenere le famiglie, i figli, cose di questo, ma c'è ben altro, secondo me. Detto questo, arriva la prima volta che arriva Tito Fiume, e vuol conoscere alcune persone, gli ho presentato che mio padre era ancora lì con la tuta, gli dà la mano, eccetera. Lui tutto orgoglioso, Tito mega stretto la mano, no? Cose di questo tipo. E il discorso è che mio padre lì, quando sono arrivati loro, tutti i posti di comando, naturalmente, gli italiani non c'erano più, mettevano loro, no? Però anche per la conoscenza del luogo, professionalità, eccetera, poi arriveremo, mettevano gente di Fiume, loro di fiducia, un po' degli uomini di paglia, diciamo, parliamoci chiaramente. Ecco, lo mettevi lì come presidente, però comandavano loro, no? E mio padre gli avevano dato niente poco di meno che i trasporti di Fiume, che non era il tram, il treno per andare in Ungheria, eccetera, ma era il porto che cominciava a scendere di valore, ma era ancora importante subito dopo la guerra. E qui c'è uno scontro. Mia mamma borghese, proprio mentalità borghese, l'accennava la Daniela prima, voleva andare in Canada con dei suoi amici, Poche, che si chiamava, e non voleva che mio padre assumesse questo incarico, perché voleva dire rimanere, no? E lì, nella lite, lì stavano litigando di brutto. In questo momento qui succede la disgrazia di mio padre. Per tagliare cordo, mio padre era responsabile di un reparto di esperienze in quel momento, dove facevano esperimenti sui siluri. Avevano ripescato un siluro inesploso inglese, lo stavano smontando. Allora mio padre dice: no, guarda, questo qui è pericoloso, lo chiamano, deve andare a prendere un motore dove l'hanno riparato, dice: non toccatelo, che dopo chiamiamo gli artificieri, mandiamo nel bunker. Solo che ha ritardato un'oretta e mezza. Quando ritorna, apre la porta, c'erano le sentinelle davanti a questo reparto esperienze, come apre la porta, loro non avevano la pazienza di aspettare, il siluro esplode, muoiono tutti, 12 persone, il tredicesimo, no, perché era dietro una colonna, diventa sordo, e mio padre, il garzone, tirava avanti un carretto, così tirava il carretto con il motore, è volato in aria, dilaniato, e mio padre è stato all'ospedale 8 mesi, tanto per dire, invalido 100% più 30, no? Così questo tipo. Allora, in quella fase mio padre non contava proprio, era immobilizzato a letto, poi anche quando è venuto a casa era ingessato da qui ai piedi, e mia madre ha fatto la scelta di venire in Italia, aveva dei suoi parenti, non avevamo più nessuno lì, ha fatto scelta. Ma nel frattempo, questo lo voglio raccontare per chiarire ancora meglio, noi in quel momento c'erano ancora le tessere per il cibo, eccetera, tenere un bambino piccolo, non avere più parenti, amici, eccetera, fare le file ore per il cibo. Allora mia madre, in momento impazzisce, va negli uffici dell'OSNA, tiene presente che l'OSNA era quelle che avevano diritto di vita di morte, lì giravano anche attorno al portone, perché loro erano quelli che quando aveva deciso l'alto di eliminare alcuni personaggi, erano loro che decidevano. Allora lo fanno parlare proprio col comandante, un colonnello, eccetera, era molto giovane, si ricorda mia madre. E lei si sfoga, proprio disperata, eccetera. Questo qui prende nota, dice: va bene signora, può andare.
Gli ha detto solo che buona mia madre, va via contenta e sono salva. Non mi ammazza. Questo qui non si presenta mica a casa nostra al pomeriggio, si mette a parlare come pare, e questo qui mi porta una cioccolata, mi ha scompigliato i capelli che c'avevo, la banana, eccetera. E questo qui, dopo settimanalmente, ci portava delle tole di 5 litri di olio, aveva burro, avevamo di tutto dopo. E addirittura un uomo, un infermiere, uno che faceva tutto, un infermiere che seguiva anche mio padre e ci aiutava a cose di questo tipo. E ogni settimana veniva lì, si sedeva con mio padre e parlavano anche alcune ore. Questo qui, non conoscendo neanche niente di fiume, probabilmente chiedeva, voleva sapere come si... cioè, gli interessava anche a lui, no? Questo qui è importante, che io non sono uscito come questo caretto, perché sono uscito... Lui non voleva che noi uscissimo, anche se mio padre era invalido, che dice, per voi... Io ero già iscritto nella scuola, all'internato, la scuola all'internato, la scuola dei dirigenti. Una delle prime cose hanno fatto la scuola dei futuri dirigenti, ero già iscritto in quella scuola. E mia mamma, no, voglio andare in Italia, ormai come andava lei. E noi è venuto la mattina a prenderci con la macchina blu e ci ha portato al confine lui. Al confine, qui è un fatto importante, due fatti importanti, e qui al confine lui va a fare, prima di andare a fare i documenti, non ci ha fatto scendere, e dice a mia mamma, ma è sicuro andare, guardi che io la porto ancora indietro e tutto quello che ho promesso mantengo. Mia mamma dice, no, voglio andare. E qui si alza la sbarra. E qui il mio shock ho avuto, perché mia mamma trascinava queste valigie pesantissime. Io dissi, ma mamma, perché non ti fai aiutare? Mia mamma disse, non si può, perché qui è la terra di nessuno. Adesso arriviamo in Italia, si è aperta l'altra sbarra con i doganieri, che noi li chiamavamo i cerini, e lì cambia il mondo. Da qui arriviamo con la macchina di Star, con la macchina blu. Da lì ci caricano su come dei pacchetti su un camion militare, che mio padre non so come ha fatto il viaggio fino al campo di Trieste, che sono stati solo 3 giorni per fortuna, e lì mia mamma ha capito. Me lo lasci dire un altro ricordo questo? E mi lasciate dire un'altra cosa. E lì entro in questo campo, che erano due funi, c'è un ricordo incredibile, due funi marinare grosse, dove pendevano delle coperte con le molette, che quelle erano i muri che dividevano l'infinità da una famiglia all'altra, materassi per terra, e noi ci fanno accomodare giù in fondo, non ci abbiamo neanche materasso. Finalmente mia madre, gridando come un'aquila, ci danno un materasso per tre, con mio padre che non stava più in piedi, camminava con le stampelle, eccetera. E lì la prima volta che ho visto mia mamma piangere, perché probabilmente ha capito, perché verso sera uno si è messo con la fisarmonica a bocca suonare Nabucco. E lì mia mamma è scoppiata a piangere. Mi ricordo che mio padre l'ha abbracciata, erano lì così. È stata una scena che mi commuove ancora il giorno d'oggi. Perché Nabucco? Perché il Nabucco è diventato non l'inno della Lega, e questo mi gira parecchio, vi garantisco, ma era l'inno degli esuli istriani, sloveni, eccetera. Perché... No, era l'inno degli emigrati in generale, perché storie degli emigrati italiani, anche dell'Ottocento, sì. C'è qualcuno che canta il Nabucco. Sì, sì, ma lì soprattutto lo si adotta Pola. Nello stadio di Pola, quando i primi che vanno via, che si imbarcano su quella nave lì, proprio di sfondo, lo sfondo, la Toscana si chiama questa nave, quando vanno lì si salutano per l'ultima volta in questo stadio, parenti, amici, eccetera, e cantano tutti appunto Nabucco. E da lì noi l'abbiamo adottato anche noi come anche tanti altri, dicevi te, come il nostro inno. Certo. Voi avete percorso, diciamo, una tradizionale catena migratoria, perché le migrazioni, non gli esodi, perché la migrazione sì. È sempre volontaria, sì. L'esodo è una migrazione forzata, sì. Perché vuol sì. Dire che ti hanno condizionato, ti hanno tolto l'aria per respirare e quindi tu devi andartene. In realtà l'esodo è diverso dall'espulsione. L'espulsione sì. è quella di chi è costretto ad andarsene perché la legge lo obbliga a farlo. Voi avete scelto di farlo perché le condizioni a fiume non erano più sufficienti per una vita dignitosa. Sì, e avete fatto una classica migrazione. Perché la zia Narcisa,
se non ricordo male, vi aveva preceduto a Vedano Lona. È lei che ha aperto questa catena migratoria, no? Sì, 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 della nostra famiglia, sì. Ma voglio dire anche una cosa su questo. Guardate che mentre sulle foibe, eccetera, dopo quel mese che aveva diretto la giostra, aveva comandato l'OSNA con la dirigenza, eccetera, dopo è peggiorato, come giustamente dicevi te, perché ci sono state tante vendette anche personali, intrecci, criminalità. Certo. In Italia certo. Le abbiamo bloccate, Togliatti è riuscito a bloccare, se no cominciavamo anche noi, le vendette, queste cose qui, no? E quindi il problema era che queste persone, noi non, andavamo via col permesso, no, ma quasi tutti andavano via col permesso. Solo in ultimo Tito, quando si è accorto che andavano via gente capace a lavorare perché loro non erano a livello professionale, eccetera, che perdevano le capacità di lavorare, produrre, come anche a Fiume, io sto parlando di Fiume, cantieri navali, siderurgici, altre aziende importanti, allora cercava di trattenerle. Per esempio, nel periodo che sono andato, perché io non parlo croato? Perché nel periodo, io sono di quei qua, che non parlo le quattro lingue, sono proprio ignorante, perché in quel periodo, se tu eri di lingua, aveva messo un paletto, se eri di lingua croata non potevi uscire. Allora, fin quando erano gli adulti, potevano far finta di non capire, eccetera, ma un bambino, magari ti dicevano, vuoi la cioccolata? Tu capivi di rispondevi cosa di questo tipo, allora diceva, voi potete uscire, il bambino rimane. Quindi mettevano tutti i paletti per cercare di trattenere. E quindi dei periodi bisognava depositare dei soldi. Ci sono dei vari periodi. Dei periodi all'inizio non potevi portare niente, di facile c'era dove vendevano tutto. Degli altri periodi potevi portare un certo numero di cassoni, cose di questo tipo. Dopo mi sembra, dopo di me, nel 51, se non sbaglio, ha visto che andava via troppi, allora era diventato molto oneroso uscire, bisognava pagare per uscire, perché cercava di trattenere. Non è vero che voleva solo eliminare, gli voleva tenere. Ma no, Chiaro? cioè lui, il suo progetto era quello di slavizzare la popolazione. Chi Esatto. accettava di essere slavizzato poteva Era italiano, restare, era un ed italiano era buono. anche di vivere in un regime comunista. Certo. Tenendo conto poi che anche lì c'erano i comunisti che erano andati a vivere volontariamente in Jugoslavia, la storia degli operai di Monfalcone è celebre, l'hai anche raccontata nel tuo libro, che poi però quando Stalin e Tito litigano e loro restano stalinisti, vengono perseguitati, alcuni di loro, anzi più di uno, finiscono sulla famosa Isola Calva, il terribile centro di rieducazione di Oli Gotok, e lì c'è anche chi ci ha lasciato la pelle, insomma. Quindi sono una storia complessissima, difficilissima. Comunque voi siete venuti via poi nel 50, giusto? 50, sì. Ecco, nel 50 e basta, per voi quella è rimasta il luogo della nostalgia. Però ecco, l'ultima domanda che ti faccio, perché adesso stiamo tirando tardi. So che tu sei ritornato qualche anno fa nei luoghi della tua infanzia. Cosa, che effetto ti ha fatto? Ma sembrerà incredibile, ma mi sono ricordato tutto. Mi ricordavo le strade, mi ricordavo come arrivare a casa mia, sia dalla parte bassa che dalla parte alta. Mi sono fermato esattamente davanti alla mia casa. Io giro molto bene Fiume. Cioè, sembra incredibile, ma tutti quelli portati in giro da mia madre, dire ricordati qui, ti ricordi che probabilmente nella mente spugnosa di un bambino anche piccolo di 5 anni, probabilmente ho voluto dimenticare, come dicevo all'inizio, ma probabilmente ti è rimasto dentro. Mi è rimasto Ah, dentro. certo. Ecco, vogliamo magari finire con una nota di speranza.
Fiume è stata veramente sfortunata perché è stata chiamata città diciamo nominata come città europea della cultura nel 2020, cioè l'anno più sfortunato che poteva capitargli. E però forse ha potuto avere questa nomination proprio perché ha venduto la sua immagine di città europea dicendo: noi abbiamo ancora al nostro interno le minoranze, abbiamo gli italiani, abbiamo gli ungheresi, abbiamo gli sloveni, e quindi usando diciamo anche questa argomentazione, no, che si basava sul fatto che non tutti gli italiani sono andati via per il motivo che dicevamo prima, no, che chi accettava la slavizzazione o chi accettava il sistema comunista è comunque rimasto, e poi magari ha avuto anche la possibilità, come dire, di sistemarsi, insomma, di fare una vita dignitosa. E allora ecco che questa piccola comunità italiana che è rimasta è stata utilizzata anche per ottenere i fondi per essere città europea della cultura. Ma sopra la casa dove sono nato io, proprio sopra, c'è un rione che si chiama San Nicolò. San Nicola, era quello degli operai dei cantieri navali, siderurgici, eccetera, proprio sopra. E c'è la mia casa, c'è la ferrovia, una strada sopra, e di là c'è una scuola italiana di San Nicola. C'è ancora, proprio a 200 metri da casa mia, c'è la scuola ancora italiana, quindi è vero quello che dici. Certo. È un peccato, l'unica cosa, è un peccato che hanno fatto veramente, io l'ho visto perché dopo ho fatto il turismo anche dentale e ho visto gli investimenti che facevano, ma investimenti importanti, Daniela, su musei, su una cosa di questo tipo, hanno battuto molto su quello, il vecchio zuccherificio, hanno fatto una cosa, un museo meraviglioso, punto a posto con i soldi per questo evento. Con i soldi dell'Europa. Esatto. Bene, allora è già un'ora e mezzo, anzi più di un'ora e mezzo che abbiamo sforato. Ecco, abbiamo sforato un po' rispetto all'ora e un quarto che ci eravamo prefissi. Niente, direi per chiudere, insomma, volevo ricordare innanzitutto i numeri complessivi, diciamo, di questo esodo che è stato devastante poi alla fine, di 300.000 italiani dal territorio appunto di cui stiamo parlando. Ecco, volevo però anche anticipare, diciamo, quello che tu, Harry, mi hai fatto sapere ultimamente, che appunto stai scrivendo un altro libro, e questo è una storia romanzata il cui titolo dovrebbe essere Lupo, che vorrebbe raccontare un po', diciamo, anche se in forma di romanzo, tutte le storie di un'area più vasta. Se ci vuoi dire due parole proprio in chiusura di questo incontro, e poi potremmo terminare qui. Questo è un libro che l'ho concluso, mi sono messo lì a scriverlo durante il lockdown, non sapendo cosa fare, più che guardare la televisione e leggere tre libri alla settimana, mi sono messo anche a scrivere. Siccome scrivevo delle cose molto noiose, quindi di campi di concentramento, come si viveva nei campi di concentramento, eccetera, e quindi c'è già materiale, uno va su internet, lo trova, se vuole, per conto suo. Ho inventato questi due personaggi, visto che va di moda i romanzi storici, due personaggi che attraverso i loro racconti, le loro vicende, eccetera, che salvano ebrei, salvano, vanno nei campi, fanno fuggire, eccetera, questo è tutto romanzato, ma la vita e dove erano ubicati i campi è tutto reale. Quindi ho voluto raccontare una parte della storia dei campi del nostro territorio e anche dell'Italia con questo escamotage. E ho approfittato anche per raccontare, cosa che sul primo libro non avevo raccontato, un po' della nostra cultura, nostri modi di dire. Addirittura ho scritto delle ricette, 3-4 ricette, come faccio. Ho scritto molto su te la descrizione di quegli anni del nostro territorio, visto che non è più come quello. Posso fare una battuta? Bursic come Bastianic, sì. Grande chef. Sì, sì, sì. Ah, guarda,
non dovevi dirlo, perché chiedo scusa, sforo di un minuto proprio. Noi come Fiume abbiamo dato moltissimi personaggi famosi, dal calciatore Loic del Grande Torino, campione del mondo di calcio, visto che se ne parla anche ultimamente, dai fratelli Varian, altri calciatori, a Sirola, il grande tennista in coppia con la Coppa Davis, con Pietrangeli in coppia, al Cucelli, altro grandissimo tennista, al Pamic, medaglia d'oro di marcia a Tokyo, e c'è, attori, Irma Drammatica, scrittori e anche politici come Elio Valiani, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo inventato la tintura d'odio, di odio nei primi del Novecento, per dire. Oltre il siluro, uno dei primi modelli del motore diesel è stato costruito in un'azienda Fiume, eccetera, eccetera. Quindi, lasciamelo dire questo per dire. Benissimo. Niente, Daniela, vuoi dire tu due parole in chiusura? No, penso che sia, spero che chi non ci conosce si sia fatto un'idea di chi è l'autore di questo libro, e credo che questa memoria, che come vedete è venuta fuori dal cuore, insomma, è venuta, quando uno ricorda perde anche la cognizione del tempo, perché è giusto che sia così, credo che sia una giusta testimonianza del giorno del ricordo, che ha avuto comunque anche il merito di far riaffiorare queste vicende, che per anni non sono state raccontate dagli stessi protagonisti, perché nella fase in cui si stavano integrando nelle società dove sono arrivati a vivere, diciamo di accoglienza, hanno cercato anche di dimenticare, insomma. È stata anche una strategia, quella dell'oblio, per salvare se stessi. Ok, esatto. Grazie. Direi che a questo punto possiamo chiudere qui. Ringraziamo sia Harry che Daniela, che hanno tenuto questo incontro per ben un'ora e 40 minuti, e stare davanti uno schermo per un'ora e 40 minuti non è poco. A questo punto auguriamo a tutti la buonanotte.